Oh, ehi, ciao ragazzi, ascoltate, oggi sono Simone e basta, senza Christian, perché Christian è una sola maledetta, deve essere mangiato dai ragni. E siamo qui, siamo appena arrivati al santuario delle gambe del fuoco per un nuovo video in cui non ho messo la mia faccia. Noi della ERG non ci mettiamo la faccia perché... Perché non era necessario, in quanto non è un video in cui si presuppone io scleri o in cui si presuppone io dica cazzate. L'uomo delle cazzate è Christian, e quindi... capito, no? E l'idea del video... Ammirate i capelli blu a caschetto del tizio. L'idea del video è quella di andare a sconfiggere come primo boss la falena della luna, per poi dirigersi e one-shottare letteralmente il demone d'oro. Per farlo occorrerà un'arma specifica. Tale arma specifica è l'alabarda del cavaliere nero, che adesso vi mostrerò la strada e il metodo per prenderla più rapidamente. Premetto, ci conviene iniziare l'avventura con un cacciatore. Infatti questo è un cacciatore, come potete ben vedere dal niente. Anzi, facciamo che lo potete ben vedere dal fatto che ho un arco e delle frecce. E ci servirà anche la chiave universale. Dunque, all'inizio avanziamo di livello. Ci conviene avanzare prettamente in forza, poiché le statistiche necessarie ad usare con due mani la labarda del cavaliere nero sono 24 forza, 18 destrezza. Ora, quello che sto facendo lo potete anche evitare, e io lo faccio esclusivamente per sicurezza e per fondamentale abitudine. Si tratta dell'andare a prendere le ossa del ritorno. Se seguite questa simpatica strada vi troverete qui, dove ci sono ben tre simpatici cassettoni, uno dei quali, non mi ricordo quale, contiene 6 ossa del ritorno, che insomma fanno sempre bene, per l'appunto, eccole qui. 6 allegre ossa del ritorno. Uno scende qui e se ne va, cercando di non farsi uccidere in maniera stupida da quegli scheletrini che conosciamo tutti per la loro aggressività non latente. Vabbè, ho perso un po' di vita, ma insomma, problema si risolve molto facilmente andando a chiacchierare col falò. Perfetto. Perché non ho nulla addosso, direte? Non ho nulla addosso perché altrimenti il cacciatore non rotola in maniera rapida, ma rotola in maniera lenta e goffa. Cosa che potrebbe non esserci d'aiuto, quasi affatto. La strada è sempre quella solita, insomma, se passa per Petit Londo, ormai lo sappiamo a memoria che Petit Londo è, come dire, la strada fondamentale per tutto. Se tu devi andare, che ne so, a Roma, passi per Petit Londo. Se da Roma devi andare a Salerno, non prendi raccordo, non ti conviene, passi a Petit Londo, no? Già che ci stiamo, prendiamo le anime qua in giro. Ah, a proposito, per chi non lo sa, che succede se si segue questa strada? Ora come ora niente, ma in condizioni ottimali, se avete evocato la strega Beatrice sufficiente volte, qui trovate il suo cadavere con i suoi oggetti e il suo catalizzatore, che è un buon catalizzatore. Se si è maghi, chiaramente, se siete preti che ne so, guerrieri puri, non vi servirà a niente, a meno che non volete essere dei guerrieri che sembrano dei maghi per confondere gli avversari. Ma dubito che qualcuno possa desiderare sta cosa. Ora, questo è un mega drago gigante di quelli modello velenifico, tipo dipinto di Ariamis. E ha addosso a sé un sacco di roba che noi eviteremo di prendere per non disturbarlo, ma prenderemo queste, perché sono anime dei cavalieri valorosi e a noi ci piacciono. Ora, proseguiamo per di qua e arriviamo in mezzo ai draghi. Voi dite, oh mio Dio, i draghi, ma non c'è bisogno di dire, oh mio Dio, i draghi, perché sono pressoché innocui, salvo che non facciate cose sciocche. Ora, l'idea fondamentale è superare lui senza farsi elettrizzare e passare qua. Dopodiché superi anche il suo fratellino Gismundo,
che però è un po' meno reattivo del fratello trafoffo. E superato Gismondo ci si dirige qui dentro. Si va di qui e si sale. Quindi, per orientarvi, potete sapere che avete finora superato due ascensori, uno discendente e uno ascendente, e due draghi, Gismondo e Fafoffo, che forse fino a 5 minuti fa non si chiamava Fafoffo, ma poco cambia. Dove ci conduce questo? In una simpatica zona simpatica, dove c'è un simpatico falò simpatico, che noi accendiamo. Dopo aver acceso il simpatico falò simpatico, consumiamo le anime, che ci saranno d'aiuto per essere più carini. E dopo che saremo diventati più carini grazie alle anime, ci potenzieremo un po' la forza, un paio di punti pure in destrezza, e vai in 16-16, così siamo gagliardi. Dopodiché consumare le umanità. Consumi tutte le umanità. A che scopo consumi le umanità? È semplice. Più umanità attive hai mentre sei in forma umana, maggiore probabilità hai di droppare oggetti. Pertanto, maggiori umanità abbiamo, maggiori chance abbiamo di droppare l'alabarda del Cavaliere Nero, che tra poco andremo a prendere. Questo ovviamente non deve giustificare la presa di, che ne so, le umanità gemelle, perché senza chiave universale non arrivereste nemmeno fin qui. Ora usciamo. Usciti qui c'è Fallictrop. Fallictrop è una persona cattiva e, come tutte le persone cattive, va punita amaramente. Adesso, se noi continuassimo a punirlo in questa maniera, probabilmente non otterremo mai nulla. L'idea è fare in modo che Fofoctric, che è lui che come al solito ha cambiato nome, come un po' tutte le cose de Dark Souls quando le si nomina, ecco, l'idea è questa. Backstab, spingi giù. Ciao Fontrox! Fontrox mi ha droppato un pezzo di titanite blu, che non è quello che vogliamo. Ah, noto, qui potete prendere uno scudo del cimiero ondulato che potete tranquillamente equipaggiare, che vi dona una rigenerazione aumentata della stamina. Ora, lui ci avrebbe dovuto dare l'alabarda del Cavaliere Nero, non ce l'ha data, quindi, qualora fosse il vostro caso, dovreste ricominciare. Ora, poiché non è il mio caso, avevo già preparato un personaggio altrettanto brutto, il quale era riuscito a droppare l'alabarda. Dunque passo a lui. Vi farò notare che avrà le stesse statistiche di questo personaggio, in maniera a farvi capire che non ho fatto alcun passaggio strano. Battuto il nemico, io arrivo a 17-17, ok? Vabbè, le modifiche verranno annullate. No, annulla. Applicale! Ok. A questo punto vado a cambiare personaggio. Rieccoci, questo è il personaggio che, avendo le stesse statistiche dell'altro, ha avuto la fortuna di droppare l'alabarda del Cavaliere Mucca. Adesso, cosa fare una volta presa l'alabarda del Cavaliere Mucca? Proseguite nella vostra avventura salendo nel bacino Radice Brutta. Salite nel bacino Radice Brutta, cercando di collezionare più anime possibili, non combattendo chiaramente, poiché tutti i nemici in quest'area vi sderinano l'anima completamente e inequivocabilmente, però lì ci sono delle anime, ci faranno comodo. Adesso, vabbè, qua sappiamo tutti, ci stanno i mega gigantoni del destino, non combattete con i mega gigantoni del destino, perché so del destino. Insomma, da che mondo è mondo, combatte con creature del destino non è una saggia scelta. Non dimenticate inoltre che in questa stessa area potrete trovare come si chiama là? La lucertolina simpatica. Per cui non lasciatevi sfuggire nemmeno la simpatica lucertolina, eccola qui. E azzaccagnatela finché non stira le sue zampette luminescenti, in modo che prendete la titanite scintillante, che in futuro vi garantirà anche di poter potenziare l'alabarda del Cavaliere Mucca.
Adesso le variabili arrivati a questo punto sono due. Una sarebbe quella di andare direttamente alla farfalla della luna, e sarebbe accettabilissima qualora voi aveste preso gli ossi del ritorno. Adesso, poiché su questo personaggio io non ho preso le ossa del ritorno perché sono scemo, sono costretto ad andare a prendere le ossa del ritorno e per l'esattezza a comprarle da Andrea Ermacellaio de Tor San Lorenzo. No, da Andrea Pastora. Fare ciò devo evitare Giampiero. Giampiero, vabbè, insomma, lo sappiamo tutti, non è proprio un individuo intelligentissimo, quindi è sufficiente camminare via. Nicola, ma io mi chiamo Andrea. Va bene, Nicola, cosa vuoi? Dammi le non ce l'hai. Bene, sono felice. È stato un piacere, eh? Ciao. Ok, non ho le ossa del ritorno, questo è un problema, però spicci, insomma. La base è: non morite qua, perché non sarebbe una bella esperienza. Ve lo dico per esperienza. E attenti a non morire nemmeno qua. Ragion per cui schivate sti quattro uomini pianta e andatevene in tutto il vostro splendore andoso o andaluso, dipende. Ve potrei dire anche, che ne so, andate al falò qua, così potete usare le ossa del ritorno per andare al falò qui e invece di farvi tutta la strada. Tuttavia, vabbè, dai, ci provo lo stesso. Il problema è che di solito nel fare ciò si crea un problema, il fatto che non lo potete usare a meno che non uccidete loro. Per uccidere loro sarei costretto a spingerli giù, ma non me va, quindi magoio, come si dice a Roma. Con magoio intendo che me do come scimmie. Attraverso dunque la nebbia delle scimmie e passando rasente rasente al muro, bello bello inguattello inguattello, me ne vado dalla farfalla della luna. Passate belli belli vicino al muro, così non evocate demoni a 16.000 teste o analogie, insomma. Qua c'è Mardaroppo. Mardaroppo lo schivate, andate qui, evocare fantasma Beatrice e va cogliete di nuovo. Certo, è base decolta, attendete. Adesso lui non riesce a salire le scale perché è scemo. La strega Beatrice, che invece non è scema, gli fa culo a strisce. Strega. Wow. Ok, bene. Strega, hai deciso? Te lo vuoi guardare? O hai intenzione di menaglie? Grazie, strega. Menaglie, per favore. Grazie, eh? Buongiorno. Uno spadone di pietra. Non ci famo niente. Da paura. Poiché adesso abbiamo un fantastico oggetto che non ci serve a nulla, possiamo andare dalla falena della luna. Dalla falena... tutto ciò che dovremmo fare è schivare i suoi attacchi mentre Beatrice la distrugge di botte. Nient'altro che questo. Ora, il problema è, riuscirà Beatrice a distruggerla di botte prima che la falena distrugga di botte noi? Speriamo bene. Che altrimenti è una pezza. Ecco, questo non è bene. Infatti, questo è malissimo, dire il vero. Ok. Cosa migliore è cercare di rimanere davanti alla falena della luna, mi sembra di intuire. In questa maniera possiamo schivare le sue breccoline quasi sempre. Dopodiché, quando lei si deposita, gli meniamo anche noi. Lo stretto è indispensabile, perché l'importante è non morire. Decisamente secondario è infliggere danni, poiché i danni che infliggiamo noi alla falena della luna sono irrisori rispetto a quelli che sarebbero necessari a ucciderla.
Non so che diavolo è successo, ma lei fondamentalmente è morta. E ciò è quello che conta. Abbiamo preso l'anima da farfalla della luna. Salutiamo Beatrice. Ciao Beatrice, è stato un piacere. E ce ne andiamo con le nostre belle belle 10.000 anime. Che sappiamo tutti non essere poche. O non essere poche. Se vogliamo parlare di Pokémon. Ah, saliamo dunque. Dopo la mia battuta triste, ci prendiamo ciò che ci serve. E... niente, ce ne torniamo con l'osso del ritorno dove che vogliamo tornarcene. Quale che sia il posto è irrilevante, l'importante è tornare. Ecco, fantastico, torniamo qua. Poco male, fondamentalmente. Avanziamo dunque di livello. Portiamo la destrezza a 18, 22 la forza, che è ancora insufficiente, ma non ci dimentichiamo che abbiamo un'anima di un guerriero senza nome e un'anima della farfalla della luna. Ora, potreste decidere di non utilizzare l'anima della farfalla della luna, io me ne strafrego, la uso tanto, è un personaggio tanto bene, e continuo il mio livellaggio, che è comunque insufficiente per usare ciò che ci serve, giusto? Giusto. Però se non sbaglio posso equipaggiarla con due mani, e infatti questa era l'idea. Allora basta 23 di forza, non è necessario il 24, tanto l'idea di base era equipaggiarla con due mani. Non mi interessa l'equipaggiarlo con una mano, per quanto mi riguarda è profondamente irrilevante. Detto ciò, ce ne andiamo. E dove ce ne andiamo? Qual è il passaggio più rapido per tornare dal demone d'oro? Probabilmente andare al santuario del legame del fuoco. Come andare al santuario del legame del fuoco? Adesso lo vediamo subito. Voi direte, ma perché vai in giro con quella se non la puoi usare? Tanto passo nella modalità domani e sdrumo tutto alle brutte. Non vedo il problema. Certo, è un po' appesantito dall'avere la labarda del destino, ma abbiamo la labarda del destino. Ah, giusto, usarla a una mano forse non è proprio una buona idea, perché ci mette in secolo. Vediamo domani. Wow, guarda il coattume. Vediamo l'attacco a una mano, cioè l'attacco semplice. Not bad, not bad. L'idea fondamentale comunque è questa, avete appena raggiunto lo scopo. E si arriva da Giampietro. Giampietro abbiamo già visto come evitarlo, e quindi lo evitiamo. Evitato Giampietro, siamo a posto. Possiamo pensare di andare da lui e dirgli, senti, più attenzione di vino già che ci stai. Beh, grazie, lo so. Sai che c'è, sai che ti dico, mi potenzi la barda? No, cioè ti servono più anime. Va bene, ciao. E niente, ci servono più anime, va bene, ciao. Accendiamo questo simpatico falò del Destiny. Sono raffreddato a morte, quindi insomma lo percepirete. E ce ne andiamo dove possiamo. E dove possiamo è chiaramente qua. Qui possiamo decidere se azzaccagnare i nemici fino a ottenere il numero di anime che ci serve. Tanto come vedete fanno tutti una fine orribile. Anche se ogni tanto magari non li prendi neppure. Ma tanto vengono letteralmente tutti spanzati turno dopo turno. Dopo che abbiamo ucciso loro, possiamo pensare di andare direttamente nel baraccollo oppure aggrare lui. Io già che ci sto aggro lui, così vi faccio vedere la sgravosità di questo oggetto, perché la sgravosità è sgravosa, lo sappiamo.
Spoing. Spoing. Morto. Questo con mezzo livello sulle spalle, praticamente. Niente di più, niente di meno. E come sappiamo, qui c'è un ascensore che noi prendiamo. E siamo al santuario delle gambe del fuoco. Wow, lì ho visto qualcosa. Ok, sì, ho visto un'animella. Non so dove sono. Ah, sto dal chierico. Ciao chierico, ciao. Superato Mr. Fantastic, it's a bombastic. Ci prendiamo anche un nostro livellino, direi. E poi ci dirigiamo dal demone toro, pronti a one-shotarlo, spero. Interrompo qui il video, ci incontriamo direttamente al demone toro. Ah, già che ci siete, ammazzate la come si chiama? La lucertolina che trovate in questi barili qui. Ah, come potete notare sono morto. Sono morto perché sono morto. E quindi niente. So, ho preferito non tornare umano, ma non è che questo faccia qualche differenza. Il personaggio è sempre lui, tra poco ve lo dimostrerò facendovi vedere le statistiche. E wow. E anche a giudicare da questi danni potete capire che si tratta sempre di lui. Come vedete la forza è 24, la destrezza è 18. Prima, se non sbaglio, la forza era 23, ma ho guadagnato sufficienti anime prima per aumentarla e ho pensato perché no. Tutto qua. E dunque, adesso siamo da a Torino. A Torino ci stanno i dori. E quindi c'è sta il demone d'oro. Che io aspetto. Ah! È arrivato. Io mago io. Me ne vado sul tetto. E come sappiamo tutti ormai, applichiamo la strategia solita. La strategia si chiama Tesarto in testa e sbaglio l'attacco. Quindi, merda. Vabbè, niente, mi faccio uccidere. E poi lo ri... Toro. Ammazzami. Dai, su, 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 da bravo, da bravo. Da bravo, da bravo. Da bravo Torino. Perfetto. Ok, siamo di nuovo qua. E stavolta cerchiamo di colpirlo. Cioè... facciamo del nostro meglio per colpire il demone d'oro. Intanto voglio provare la tecnica. Vorrei vedere se mi conviene lanciarmi in questa maniera. Forse sì, non lo so. Vediamo. Toro! Oh! Bella Simo! Bella Toro! Ma butta! Ma tutto bene te? Ma pure io! Beh. Sai no, mi hai dovuto uccidere prima, ma stavo a sto giro non andrà così. Credo. Spero. Anche se non è che lo so tanto bene. Vediamo. Olè. One shot. One shot, one demone toro. No big deal. Bro. Visto? Vabbè. Bella a tutti. Un saluto da Safoffo, che è lui, che adesso se ne va anche a potenziarsi e a darsi anche un po' di stile. Mi sto quasi appentito di averlo fatto così brutto. E... iscrivetevi, mettete mi piace e andate a one-shottare i demoni toro saltando in questa maniera. Ciao a tutti.